Allora, un bilancio di questo premio Pirandello, quali aspettative e riscontri avete avuto? Allora, il premio Pirandello è andato benissimo, i ragazzi sono stati bravissimi, come sempre, e abbiamo avuto veramente l'opportunità di premiare i migliori elaborati. La giuria, presieduta dalla professoressa Sara Zappullo Moserà, è stata in grande imbarazzo per la scelta dei due vincitori, che erano tutti bravissimi. E adesso continua adesso con un secondo premio, premio della memoria. Lo fa realizzare il giorno 27 gennaio. Voi sapete che il 1 luglio del 2000 il governo italiano ha approvato la giornata della memoria. Il 27 gennaio sono 71 anni che i soldati russi sono entrati nel campo di Auschwitz, hanno trovato quella situazione straordinariamente incredibile che avevano lasciato i nazisti. Oggi l'attualità del giorno della memoria confligge anche con i problemi politici attuali, il terrorismo, e difatti il tema di questo premio era legato all'attualità di ricordare ciò che è accaduto per evitare che si riverifichi qualcosa del genere, perché il terrorismo stimola sentimenti xenofobi e quindi può accadere veramente di tutto. E abbiamo avuto una grande partecipazione, i ragazzi sicuramente saranno bravissimi, anche questa volta non vorrei essere nei panni della giuria per poter selezionare alcuni anziché altri. Devo dire che abbiamo avuto un segnale di grande attenzione dal governo regionale, verrà l'assessore Marziano e anche dallo Stato di Israele, che manderà il numero 2 dell'ambasciata israeliana, il consigliere Rafael Heydrich, che manifesterà ai nostri studenti sentimenti di gratitudine e relazionerà sul significato attuale della memoria da parte di un israeliano. Io devo dire che i ragazzi sono stati come sempre molto attivi e che l'ESU li ha seguiti in questo premio, come negli altri precedenti, con grande attenzione. L'ESU è la grande casa degli studenti universitari di Catania, non deve servire soltanto a erogare borse di studio e mi auguro che, come pare, il legislatore stia abolendo gli ESU catanesi di Messina e facendone uno solo, che non diventi un unico carrozzone, ma che si continui a attuare una politica a favore degli studenti, così come è stato fatto negli ultimi anni.